Juniores Nazionale dell'Ossia Mare torna al successo, lo fa con un convincente 3-0 in casa del Sora Altomei, raggiunge quota 22 e adesso si prepara ad un match importante e delicato contro la Viterbese che in caso di successo potrebbe consentire alla formazione biancoviola di scavalcare la stessa Viterbese e anche Rieti. Ne parliamo col mister Claudio Franci, buongiorno mister. Buongiorno. Mister, allora, raccontaci un po'. La vittoria di domenica è stata molto importante perché non tanto per il risultato, ma quanto sul piano del gioco, dove vedo che adesso i ragazzi stanno iniziando a assimilare quello che io chiedo. E domenica, sabato è stato molto importante perché sotto questo aspetto mi hanno molto soddisfatto. Per quanto riguarda, abbiamo avuto per 3 settimane un pareggio e 2 sconfitte. E lì abbiamo avuto un brutto stop, peccato perché stavamo comportandoci molto bene. Vabbè, noi ci stiamo riprendendo. Un gruppo che si sta amalgamando sempre di più, parlaci proprio te che sei il mister di questa squadra, come sta andando? Sì, non è stato facile perché abbiamo fatto un gruppo, si può dire che è semi nuovo, perché visto dal gruppo dell'altro anno dell'allievi che avevano vinto, che erano arrivati alla finale regionale. Ci stanno molte assenze, visto Giorgini, Preda e Ferri in prima squadra, Pizzianti all'Alba Longa, Ottavi alla Lupa Roma, poi forse mi scordo, Ferrari è rimasto con gli allievi, Mambrini è andato a Fiumicino, voglio dire, le assenze erano tante, le abbiamo rimpiazzate e adesso stiamo cercando di lavorare bene. E naturalmente questa settimana sarà incentrata proprio su questo big match contro la Viterbese. Sì, è una partita molto importante per noi perché dobbiamo riscattare da quelle sempre quelle 2 sconfitte e un pareggio. E la settimana prima è stata molto importante che abbiamo fatto questo risultato e cercheremo di farlo anche questa settimana. Mister, allora, buon lavoro per questa settimana e in bocca al lupo naturalmente per la sfida con la Viterbese di sabato pomeriggio. Grazie, in bocca al lupo.